Ciao a tutti, eccoci in diretta. Siamo in ritardo, ma se io non sono in ritardo lo sapete che c'è qualcosa che non va. Allora, aspettiamo qualche minuto che qualcuno mi dica se si sente, perché un po' di rumore lo sentirete. Finché non crepiamo di caldo, provo a chiudere la finestra. E vi rendete conto che a ottobre stiamo con le finestre aperte, alle 7, volevo dirlo. Bene, allora. Noi intanto ci serviamo da bere e poi aspettiamo che qualcuno arrivi. Perché io non vedo bene nessuno. Mi hanno paccato tutti, non vengono. Arrivano. Ciao Micheletta, ciao Nuccia. Allora, abbiamo originale, quindi gusto kombucha, oppure zenzero e Per me è la prima. Agardì, va sì, bene. Sono anche per me. Bisogna provare. Non lo riconosco. Adesso ci metterò 4 o 5 minuti perché mi slepega il coso. Vabbè, ma voi siete abituati. Ciao Nuccia, ciao Luana. L'ho fatta, sono commossa. Auguri! Noi festeggiamo, eh? Beh, un aperitivo si festeggia, Sì, no? Vabbè, sì. Linda domani mi vorrà bene quando si troverà tutta la scrivania appiccicaticcia. Allora, intanto lo sapete cos'è il kombucha? No, no. È una bevanda a base di tè, ma fermentato con dei microrganismi che sostanzialmente vengono nutriti con dello zucchero, però non vi dovete preoccupare che zucchero ce n'è tanto, ma i carboidrati all'interno non sono tanti invece perché se li mangiano tutti questi microrganismi e quindi ci rimane una bevanda che è ottima per l'intestino perché ha un sacco di... Scusate, qualcuno mi dice se ci sentite, perché noi ci stiamo facendo diventare acidosi. E quindi vi dicevo, molti minerali, vitamine, perché questi microrganismi lavorano e si mangiano tutto lo zucchero, Bene. rendendoci una bevanda fresca, frizzante. Allora, aveva detto tutto, tutto è normale, lo volevate? Sì, va bene, la stessa. Sai, io però mi bevo Aperto l'altro, quindi quello e sarebbe. poi. Ciao Patrizia, ciao Jessica. Sto ancora aspettando il feedback sull'audio, perché siamo un po' in difficoltà con l'audio. Ciao, mi sentiamo bene, grazie Nicoletta. Vedi che basta chiedere, visto? Sì, rispondono. Sì, eh. Servitevi, io vedo se riesco a fare un altro disastro e apro l'altro. Prendo io per te, eh. Ah, Diciamo così. sì. Sì, potevo anche passarlo, che No, cambia. vabbè, Ma da facciamo come non è che l'ho qualcosa. parato? Voglio dire, l'ho fatto un attimo fa, non è che potevo aspettare un secondo. D'altronde, fermentata, sono molto gasate. Sì. Vedrete, questo qui è un profumo delizioso, Ah, secondo che me avete fatto la scelta profumo! sbagliata, però vabbè. Vabbè, buono Ce n'è comunque. ancora. Bene. Sì, è un po'... Sì, tipo Prosecco. Bene, non ce la fa... Questo qui è più ostico, io berrò dopo. Ma no, Ciao amore, Valeria. io non Dobbiamo l'ho ancora fare un toccato. brindisi, Cioè, eh? prendetevi conto, Maria. Ne vediamo un po' del Posso nostro e aiutarti? poi Ma assaggiamo un po' quello figurati, lì. Eh sì, no, eh. no, no. No, adesso la finirà. Ci sono quelle dirette in cui di solito sono tutte le mie dirette, in cui io faccio cose a caso, faccio succedere cose. Ecco, questa è quella del non riuscire ad aprire la bevanda. Ciao, ciao. Sì, io mi sono rotta. Diciamo effetto spumante. E via. Eccoli. No, era pronto. E comunque auguri, eh. Si sa che. No, in realtà noi stiamo festeggiando la fine della rubrica dei pranzi, perché voi pensate che cioè, ci ho messo un po' a fare questa cioè, finita domenica la sua viaggiata, eh sì, un attimo ci ha voluto, eh. Però... Cin, 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 cin. cin. Salute a tutte noi ricciardine. Ciao Elena, Elena è stata qui al posto vostro l'altra volta, quando abbiamo fatto l'evento per la fine delle colazioni. Che Gusto buono, buono. è Buono. leggera. Sì, Dal profumo pensavo fosse una più profumata, forte. invece. Allora, io starò un po' dietro le quinte perché tanto mi vedete tutti i giorni e quindi vi vedete le mie ragazze, ve le presento. Grazie per le ragazze. Ma sì, cioè, non scherziamo. Silvana la conoscete tutti, alza la mano Silvi. Bene.
sono qua. Perché Silvana è tipo un anno e mezzo che ha fatto. No, però il video l'abbiamo fatto a febbraio 2021. Quindi sì. Silvana è una veterana, ho scelto un po' miste, no? Poi c'è Nadia che invece ha cominciato per conto suo a febbraio solo con i video e le dirette. Adesso vi faccio dire due parole da Nadia, perché lei è una che ha esattamente fatto quello che io richiedo. Simona, che Simona ha fatto un bellissimo percorso anche lei, cos'è, un annetto? Un anno, giusto, sì. Un annetto, e poi c'è Angela, che anche lei è un annetto, sì. Però forse un po' più alti e bassi, perché Angela lavora fuori, quindi... io tra l'altro mi giro, ma è inutile che mi giro, perché vedete solo le mani. Quindi posso anche evitare di farmi venire sul cipollo, gesticolo ancora un po', così almeno si sentono che sono sempre presente, e va bene così. Allora, perché siamo qui oggi? Continua a girarmi, ma non serve. Le ho invitate perché volevo che questa volevo fare questa puntata finale della rubrica in cui voi potevate fare domande di tutti i tipi su la rubrica appena finita, la rubrica che deve ancora cominciare e se loro vogliono i loro percorsi. Quindi, se avete già domande, buttatevi. Io spero che l'intervento regga e che mi faccia leggere le domande da qui a laggiù, perché non avete idea di quanto è piccolo, però ce la farò. E intanto che voi pensate alle domande, noi possiamo anche rosicchiare qualcosa, perché io volevo fare l'aperitivo io, invece abbiamo fatto l'aperitivo Ricciardino e Silvanino, perché anche la Silvi si è diventata e ha provato un sacco di cose. Allora, tra l'altro è tutto vegetariano. Tutto vegetariano, cioè un sacco di legumi. Intanto io vi spiego quello che ho fatto io. Ciao Donata. Non ci vedo. Io guardo. Aspettate un secondo che facciamo una cosa, eh. Io proprio non ci vedo zero. No, figurarsi. Bisognerebbe, ma io non sono una madre. Arrivo, eh. Salutiamo. Sono abituata a me che non sto zitta, ma se me lo chiedono, quindi eccoci qua. Cioè, parlare e camminare è uno sforzo che non disumano, che non ha senso fare, ve lo dico. Perfetto, adesso posso leggere anche le domande. Ciao, ok. Perfetto, bene, ci sono un sacco di cuori, che bello, ragazzi, grazie. Quindi, vi dicevo, io ho preparato questo piatto qua, che è semplicissimamente insalata belga, insalata trevisana, ripiena di hummus di ceci, proprio fatto con la tahina e tutto. Sopra doveva esserci una spruzzata di paprika, ma mi ha tradito la paprika, pensavo che fosse a casa, non c'era. E quindi ci ha messo un po' di tandoori masala, che è molto gustoso, molto piccantino. Ho messo proprio un vero. E voglio cercarlo. Ah, guarda, è buonissimo. Non la conosco. È buonissimo. È come il curry, sono un mix di spezie, però quello lì è bello piccantino e bello strong. Sta benissimo sulla carne. E poi c'è anche un pizzico di sale aromatizzato, per cui ringrazio Elena che ci sta guardando, che me l'ha regalato lei. Poi ho portato un po' di nocciole del Piemonte, un po' di arachidi, che mentre si fa aperitivo ci sta sempre. Sì. Cosa stiamo bevendo? Come l'altra volta, visto che io sono ancora incinta, non è cambiato niente dalle ultime 100 dirette, non ho portato alcolici, anche perché comunque anche a livello calorico questo è molto più... Cioè, in realtà non solo a livello calorico, parliamo di cose serie. A livello proprio di benessere, di proprietà della bevanda, questo, come vi dicevo prima, non so se eravamo già online, sì. Mentre versavo, sì. Sì, giusto. E, questa bevanda qui è a base di tè, ricca di microrganismi e i fermentati comunque sono un cocca sana per il nostro intestino. Loro lo bevono nella versione original e io, che sono quella diversa, zenzero limone. Poi Silvana ci ha portato una panissa con la cipolla di Tropea
e delle melanzane con un po' di pomodoro, un po' di... Allora, le melanzane sono grigliate al forno, ho messo dentro uno strato di pomodoro, un po' di mozzarella, sopra pomodoro e una spolverata di parmigiano. Ok, quindi abbiamo anche un... Insomma, alla fine lo fate un po' tutti questo, non ha un nome, perché c'è chi lo chiama finta parmigiana, ma io mi prendo male, le cose finte mi pigliano proprio, mi tolgono il fiato. Questa è una cosa veloce. Sì, però è simpatica. E poi una tipicissima frittata di erbette che... Borragine. Ancora meglio. Ma le borragine le hai raccolte tu? Dell'orto. Ragazzi, ma vi rendete conto? No, è tutta roba mia dell'orto, a parte la... Anche il tandoori masala è del mio orto. Mi sono messa lì, ho coltivato tutte le sere, l'ho ciccato e l'ho tritato. Infatti le melanzane sono le ultime, ho detto, ma vabbè. Quindi, intanto io vi direi, prendete un piattino e servitevi. Grazie. Però io sto aspettando che qualcuno mi faccia qualche domanda. Beh, intanto adesso facciamo parlare Nadia, perché... Io? Sì. Sono al centro dell'attenzione io. Nadia, giusto per non metterle pressure. Il nome. Praticamente io la vedevo sempre nelle dirette, ancora della colazione, mi sa. Sì, ho iniziato con le colazioni. Che era molto, wow, che bello, grazie Maria. Era molto entusiasta, no? La vedevo sempre partecipare, rispondere, servitevi. Era sempre indifferita, quasi sempre indifferita. Vabbè, ma non importa. Poi ho scoperto, quando è venuta in visita, forse è stata una delle ultime visite, o delle prime che già non c'ero più, eravate però già insieme. Ok, c'era già eravate Linda. Eravate insieme con Linda, sì. C'era già Linda e meno male, perché se non ci fosse stata Linda, io non ero più in grado di reggere i miei ritmi. E Nadia l'ha pesata, e posso dirlo? Certo. Nadia ha perso 11, ragazzi, 11. Aspettate, devo farmi vedere. 11 11 chili solo con le dirette, i video, il gruppo e poi dopo un po' di tempo con la cartellina. Però tu hai cominciato prima da sola con quello che c'era nel gruppo. Camminavo e facevo cose mie a casa. Sì, certo, nessuno pensa che ti siano piovuti dal cielo, anche perché sennò cosa diavolo mangiavi prima. Però obiettivamente non... pensateci bene, non è così scontato come risultato, quindi per favore, appena vi arrivo, io sto aspettando i vostri complimenti a Nadia. E il primo che mi dice, io con la cartellina non so cosa fare, in realtà non mi serve, non so, cioè, io lo picchio, vi rendete conto, vero? Oggi poi sono molto rilassata e serena, è stata una bella giornata tranquilla, quindi lo vedete, cioè sono molto disposta ad essere accogliente. Allora, abbiamo una domanda. Intanto aspetto sempre i complimenti, però. Nicoletta dice, io recupero quella. Dove si trovano queste bevande? Allora, Nicoletta, la cosa più bella che tu possa fare è comprare i grani di kefir e farla tu, oppure cioè comprare sia il kefir che il kombucha, li fai tu, come sono come lo yogurt, no? Sono dei fermentati, quindi tu li compri, li metti dentro l'acqua, il nutri con lo zucchero e loro ti fanno la bevanda. Ida ti fa i complimenti. Grazie. Assolutamente spontanea, grazie Ida. Grazie. Ida. Scusate, ho letto male, Ida. Anche Elena ti fa i complimenti. Sì. Elena, il tuo sale è una cannonata. Poi è aromatizzato tantissimo, quindi ne basta proprio una punta, da un profumo. E l'altra opzione, Nicoletta, è sono i negozi biologici. Qui a Savona, Nicoletta sei di qui, perché non mi ricordo. Comunque, qui ci sono sia da Natura Sì che da Bio. Da Bio ho trovato solo il kombucha. Da Natura Sì anche il kefir, che era molto molto buono, che abbiamo bevuto durante l'altra diretta. Io mangio e parlo, tanto ormai siete abituati. Allora scusami Nicoletta, ti ho confuso di Nicolette. Allora sai dove andare. Grazie mille delle dritte, figurati quando vuoi. Che buono, l'uso un po' che non lo faccio. Io ho fatto ceci ieri, non fa, per domani mattina.
per l'hummus? Sì, per domani, per la prossima domani. Mi spiace che ti abbiamo raddoppiato. Ti abbiamo raddoppiato. Adoro il mio kefir d'acqua. Nuccia, lo fai tu? Penso di sì, perché lì c'è il mio. Se sì, delucidaci anche sulla procedura, raccontaci un po'. Io voglio sempre fare le cose, però finisce che, ragazzi, non posso fare tutto. No, adesso mi sto concentrando a coltivare organi, quindi sto facendo le rifiniture, c'è un po' da fare. Mi perdonerete. Maria sente quasi il profumo. Il profumo io non lo sento, però sento il gusto, Maria, molto buono. Abbiamo anche fame, quindi volentieri. Ci stava, sì. Nuccia dice sì, ho capito, te lo fai tu, ma ci dici come? Scusa, Nuccia. Nuccia è fantastica. Se non ci fosserei a ravvivare le mie dirette, mi divertirei la metà. Soprattutto quando le faccio con Veronica, anche se adesso un po' che non le faccio, colpa mia. Comunque Nuccia segue tanto anche Veronica. Veronica. Sì, perché Nuccia è siciliana, quindi si sente a casa. Infatti ieri sera c'era anche lei. Bene, bene. È buonissima la tua panizza, è molto più morbida della mia. L'ho fatta alle 10 stamattina. Quindi è molto fresca. Sì. Mm-hmm. Anche io la faccio sempre, ma basta avere un buon macchinario, perché sennò è come la polenta. Vieni scemo a girare. Allora, chi è che grani di che... Allora, fermo. Nuccia ci racconta il suo procedimento. Grani di kefir, acqua, zucchero, frutta secca e fetta di limone. Il limone è bello aromatizzato. Grani di? Kefir. Non conosco. Sono questi grani di batteri che vanno a fermentare l'acqua con lo zucchero. È venuto in mente la diretta. Sì. Il kombucha a base di tè e il kefir a base d'acqua. Può fare anche a base di latte. Latte. Cosa? Allora, è tutto buonissimo, complimenti. Perché c'è solo una mozzarella in tutte quelle lì, quindi. Buono. Ciao Francesco. Allora, in realtà sarebbe una diretta in cui voi dovreste fare delle domande. Se no, interrogo io, Loro. Mi riesce benissimo. Sono anche dietro la cattedra. Forse devo farmi insegnante. No, mi avrebbe avviato. Lo sei in qualche modo. Grazie. Sì. Per noi sì. Beh, questo lo apprezzo molto perché comunque alla fine non serve a niente sapere le cose se non le trasmetti, perché se io non vi trasmetto come fare, voi vi limitate a eseguire ed è come se io vi dessi i pesci e non vi insegnassi a pescare. Quando io non ci sono. Il segreto è quello lì. È come quelle diete, a lunedì devi mangiare questo, a martedì quello, a mercoledì quell'altro, poi alla fine non è sempre. No, perché prima o poi è una vita da vivere, fortunatamente. No, perché poi ti stufi anche. Allora, Nuccia ci dice anche che i grani di kefir in eccesso vengono dati in dono a chi ne ha surplus. Ah, quindi lei, tu ne hai comprati online. Beh, Nuccia, se c'hai un surplus io sono qua. È come lo yogurt, quello lì naturale, esatto, che faceva mia mamma con Iper, è sempre lo stesso discorso. Sono degli organismi vivi. Devi stare attenta a non farli morire. Mi toccava lavare sempre, tutti i giorni. Quando lei andava via mi toccava farlo, ma è quel lavoro lì. Ti disturbava. Sì, infatti non l'ho mangiato. Ciao Valentina, ciao Simona. Ragazzi, mangio solo io? Volete farmi sentire una donna incinta? No, per carità. Assolutamente. Devo assaggiare le melanzane. Sono buonissime, ne ho già preso due. Sì, qua. Matte, ti avverto che stasera non ceniamo. Ottimo. Come io. No, perché io avevo fatto solo la berga con l'hummus e un po' di casine, ci poteva stare, no? Allora, intanto cosa ne pensate di questa rubrica che si è conclusa, quella nuova? Cosa vi piace? Avete dei suggerimenti? Interessantissima, e tu hai una forza disumana per portare avanti tutto questo.
nonostante il tuo stato. Infatti Silvana dice così perché ci siamo viste sotto il portone appena prima che indossassi la mia faccia da diretta ed ero abbastanza provata. No, sono un po' stanca, ragazzi. Proprio la tua forza di volontà ci sta. Però perché non vi posso mica abbandonare, gente. Cioè, tutta la fatica che ho fatto. Ah, cioè, l'altro giorno ancora una signora mi ha fermato per la strada e mi ha detto: ma tu sei Chiara? Sì. Sono Katia, ho preso appuntamento. Brava! Dai, tranquilla. Ti seguo sempre. Ah, perché poi a me fa piacere se mi seguite, perché comunque io, cioè, se dirette per me, come dici tu, non sono leggere. Certo. Se vi servono lo faccio, se non vi servono me lo dite, no, non sto a casa e dormo. Io specialmente adesso che sono a casa, che sono qui insieme, parte dei giorni. Io, quando lei fa le dirette, io solitamente mangio, è una compagnia, io uso il telefono lì così. Penso che c'è qualcuno che la usa tipo Netflix, se ne perde un po' e poi si guarda due o tre episodi. Sì, sì, comunque cambiamo. A giorni alterni anch'io faccio così, perché... Però il giorno che mangiamo praticamente insieme mi fa piacere. Vero. Vedrai quando faremo cena insieme, ci sarà anche baby. Che ci arrivo. Se non muoio prima. No, infatti mio marito dice: ho piacere mangiare con te, mi fai compagnia. Ma c'è Chiara. Ma compagnia. Sì, perché siamo io e lui. E Chiara. Ciao ragazzi. A me è sempre da ridere perché quando non stavo bene, ma non avevo ancora detto a tutti che ero incinta, c'era una famiglia in particolare che mi guardavano tutti, la mia paziente è Patrizia, ma mi guardavano tutti, no? E quando lei ha scoperto che ero incinta, ha detto: ragazzi, state tranquilli, non c'è niente di che, perché si preoccupavano della mia salute, tranquilli, e sono incinta, quindi è diventata una roba di famiglia, no? La mia gravidanza. Allora, Maria è d'accordo con Silvana, grazie Maria. Allora, visto che voi non fate domande e siete degli sciocchi, perché avete quattro persone che hanno complessivamente perso qualcosa come, aspettate che faccio un rapido calcolo, allora 35, 40, aspetta, 35, 40, 50, e anche, Angela mi devi aiutare. Meno? No, sì, siamo a 9 kg. Ok, dai, sui 60 kg. Oh, state guardando meno 60 kg davanti a voi. Solo sì. Solo sì. Solo? Solo sì. Magari qualcosa di più, ma no, no. Noi ci siamo incontrati in un momento che per te era tutto un super cambiamento. Tu devi pensare a quello che sarebbe successo se tu non avessi intrapreso questo percorso. Invece di perderne 9, ne guadagnavi 10. Capito? Devi, devi vedere le cose nella prospettiva giusta. Magari no, però è stato già difficile avendo delle direttive. Tu pensa se ti fossi ritrovata una settimana al mese a mangiare fuori in questi posti dove non c'è tanto controllo. Adesso due settimane al mese, cioè, e tu ti lamenti che hai perso 9 kg. Sì. Per favore, sì, picchiatela in diretta, sì, mettetela alla gogna. Eh sì, ora ci sono diventate due e quindi... Io posso dire una cosa, cioè, infatti, vai, che a me fa star meglio, soprattutto nei momenti. Mi sono annotata tutte le cose positive che ho, diciamo, imparato che a fare. Certo, ma è giusto. Tipo, una stupidaggine, non mettere lo zucchero nel caffè, bere il famoso latte solo, latte non latte e caffè. Oppure ad esempio, non so, adesso mi viene in mente, ma ne ho parecchie di cose che ho e quindi me le annoto. Perché quando scrivo poi me lo, non so, come il cassetto che si apre, sì, sì, dentro, ci sta. E, ecco, mi fa star bene questa cosa, ecco. Quindi, ecco, questo prendete nota tutti, per favore. Sì. No, perché a parte gli scherzi, è una roba che succede in tutti gli ambiti e tutte le persone. Me per prima, no? Perché ciclicamente smatto con qualcuno che mi sta vicino e dico: ecco, non riesco a fare questo, non riesco a fare quello, e se devo fare materiali nuovi non riesco a farne. Poi mi dicono: scusa, stai coltivando organi, hai fatto un trasloco, nel frattempo non perdi una diretta al giorno. Ragazzi, una diretta al giorno vuol dire che oltre a fisicamente mettersi lì e farla, ti preoccupi anche di che cosa dire, di che cosa comprare, cosa mangiare. Quindi quando te lo dicono gli altri, in effetti dici: cavolo, non pare così male.
se te lo scrivi, eviti che te lo debbano dire, perché te lo vai a rileggere ed è un aiuto. Quindi prendete spunto da Nadia. Nicoletta ha una domanda per le veterane, in realtà a tutte. La mia preoccupazione è l'organizzazione, visto che sono pigra, lavoro tutto il giorno fino alle 7. Allora, prima ti dico una cosa io, Nicoletta, poi lascio parlare le ragazze. La prima cosa che mi viene da dirti è: stai serena, perché siamo tutti sulla stessa barca. E se no, ce la facciamo noi? Assolutamente. Non è che ce la facciamo sempre, Nicoletta. Ce la facciamo spesso. Che è diverso da non farcela mai, che è diverso da mangiare a caso sempre. Giusto? Sì. L'organizzazione ti preoccupa perché non sai come fare. Una volta che avrai delle indicazioni, vedrai che sarà tutta discesa. Poi io non ti sto dicendo che non ci sarà la sera in cui ti prendi la pizza, perché non te lo posso dire, e va bene anche così, non succede niente. Però in realtà ci si può organizzare, basta, vedrai, tu hai detto che hai la visita 2 settimane, quindi i tuoi materiali, tu hai già un sacco di cose. Se ancora non l'hai fatto, punta tutte queste 2 settimane, leggi bene, prova, studia, vedrai che Linda ti aiuterà. E io comunque sono sempre in background, quindi anche io sarò tra virgolette lì. E ora vediamo se qualcuno ha qualcosa da dirti in merito. Fatemi vedere che ho scelto bene. Allora, eh? Secondo me non è questione di tempo. No, questo è di organizzazione. Modo. Perché io vedo da un anno a questa parte che sono a casa, a volte riesco a fare meno di quando lavoravo, perché effettivamente io lì mi organizzavo, avevo sempre la verdura in frigo, avevo sempre l'insalata, sempre quelle cose da dire, va bene, arrivo a casa, non so cosa fare. Ma qualche cosa, una traccia nel frigo ce l'ho. Tonno al naturale, diciamo, uova, il caprino, lo stracchino di capra, diciamo, sempre avuto qualcosa a disposizione. E poi io mi sono sempre portata da mangiare al lavoro, partivo da casa con la schiscetta. Cioè, questa è una missione enorme, cioè ero più organizzata quando lavoravo che adesso che sono in pensione, ragazzi. Nicoletta, se ce l'ha fatta Silvana, ormai è un annetto che sei in pensione, a novembre è andata. Ha fatto un anno il 1° di ottobre. Ah, il 1° di ottobre, vedete, cioè andava di più prima. Infatti adesso è una vita che non faccio i pancake, infatti mio figlio mi dice: mamma non stai facendo più i pancake? Ma perché magari al mattino butto lì la farina. Ma il tuo figlio le manine ce l'ha. Ma poverino, anche lui esce al mattino di casa alle 7. E vedete, cuore di mamma, cuore di mamma, e poi va a far crossfit, va in palestra. Ho capito, ma tu non lo aiuti così, e soprattutto non aiuti la tua futura nuora. Rendilo autonomo sto figliolo. Quando andrà per i fatti suoi, da sarà autonomo come l'altro. Secondo me non è tutto così. Perché l'altro è, anzi, l'altro lo so. Perché sì, collabora tantissimo con la compagna. Vabbè, c'è spazio per tutti, però diciamo che se mangi puoi anche dedicare, non ti dico tutti i giorni, però puoi anche avere un ruolo. È quello che dico sempre quando mi dicono dei figli, dei mariti: ma scusa, ma questo mangia a casa? Sì, allora può fare qualcosa. E commensurato al suo impegno, alla sua età. Cioè, se un bambino di 7 anni non li metti a fare, non lo metti a friggere le patatine, però la tavola lo può apparecchiare, il tavolo lo può sparecchiare, per farvi capire. Anzi, più bambini li coinvolgi nel processo produttivo, più saranno inclini ad assaggiare, a mangiare cibi che magari prima non lo facevano. Esatto. Quindi Nicoletta, ti consiglio di vedrai che in prima visita riceverai anche un regalino che ti aiuterà in questo senso e altri materiali. Quindi abbi fede, per ora concentrati su quello che hai nella cartellina, che già ce n'è già lì. Poi chi è che c'ha qualche altra domanda? Ciao Nadia, ciao Manuela, ciao Grazia. Qualcuno che ha qualche altra domanda per le nostre veterane? Silvana, in tutto questo, come vi ho detto, hanno perso circa 60 kg in totale. Non è, io vorrei che voi capiste, non è equamente distribuito, però anche perché Nadia ha cominciato da molto meno, Silvana da molto di più. Sì, perché poi Silvana ha avuto anche una piccola battuta d'arresto. Sì. La cosa bella di Silvana è che lei è ancora qui ora.
Ma no, non, aspetta, così detto così è brutto, perché sembra che non so fare il mio lavoro, me la sono tenuta finora. No, è che lei aveva perso più di 25 kg. Poi ha avuto delle vicissitudini che avrebbero portato chiunque di voi a fare un passo indietro, a fare caos. Però lei in tutto questo non ha detto vabbè, ce n'ho ancora 20 di buono. No, lei si è messa lì e ha ricominciato. E ha trovato una quadra anche in momenti molto difficili, come la cura di un genitore molto anziano e altre vicissitudini familiari che comunque non l'hanno aiutata nel suo percorso. Poi nel dubbio lei si è rotta un braccio quest'estate. 3 mesi fa e sono ancora qui. E comunque cioè, è qui, quindi... Nicoletta dice che la cartellina sta diventando un Vangelo. Grazie Nicoletta, perché io ho fatto fatica a scrivere, tu leggi. Chi è che vuole assaggiare il ginzer? Io. Io. Mio cucino, sì. Grazie. Io se posso dire, rispondendo a, non mi ricordo più chi diceva al fatto dell'organizzazione, perché memoria è un po' poca. Grazie. Nicoletta. Nicoletta? Sì, sì, è Nicoletta che parla di organizzazione. Allora, Nicoletta. Io ho iniziato il percorso con Chiara, che era un momento un po' così. Mio marito non c'è tutta la settimana, io sono sola con due bambini, ho una suocera che... È da accudire anche lei. E poi, cioè, non è che devo fare tutto un elenco, cioè... Ognuno di noi ha più o meno delle problematiche. E non è una gara, giuro. No, ci casca no, così. Perché, dunque, io non vorrei vincerlo. Sì, nel dubbio nessuno lo vuole vincere, sta roba qua. In ogni caso, volevo dire che quest'estate, perché poi diciamo da fine inverno, primavera e poi estate, io ho fatto un lavoro faticosissimo, ma comunque sono riuscita a organizzare tutto in... non so, tipo mezza giornata, sistemarmi delle cose, preparare delle cose e mettermi nel frigo. Avere una base. Poi più le mie cose che già facevo, nei vasetti di vetro, tipo che so, del sugo fresco pronto, piuttosto che del pesto fatto da me, eccetera, eccetera. Io ho sempre avuto già questa cosa. E quindi mi sono ritrovata. E l'organizzazione è al momento in cui ti senti... vai forte come un treno, cioè io ho momenti veramente down e ve lo dico down, però cioè sono sola, devo per forza. Allora, se io non faccio del bene a me stessa, non posso star bene per i miei figli e per tua suocera e per sostenere tutto questa cosa. Comunque, voglio dire, bisogna trovare quell'attimo e dire ok, vado forte come un treno, faccio qualunque roba e mi riempio il frigo per i momenti in cui non riesci. Sì, sono d'accordo con Silvana, sei un mito, e Silvana cuore arrivano, ma adesso arrivano anche a te, è solo che ha cominciato lei. E io sono d'accordissimo con Nadia e anche con, soprattutto con quello che ha detto prima Silvana, perché il discorso è che vi dovete aiutare, cioè se io voglio fare le cose bene, ma poi apro il frigo e ci trovo la luce che mi guarda sconsolata, mi dice ci sono solo io qui. Se io vado in dispensa e ci trovo un pacco di biscotti e il tonno e il pane piuma, raga, non è che possiamo fare tanto. Quindi l'organizzazione, cioè, tanto a fare la spesa ci dovete andare, tanto vale che comprate le cose giuste. Ci sono alimenti, come diceva giustamente Silvana, che vanno tenuti in dispensa o in frigo, perché per esempio lo yogurt greco vi serve a fare un miliardo di cose, le uova sono la roba più versatile del mondo. Io consiglio tantissimo di tenervi dei barattoli di legumi, sì, legumi ci sono, sì. Banalmente io l'ho premeditato di fare l'hummus di ceci, però obiettivamente se voi avete un paio di barattoli di ceci in frigo e come al solito prendete il vetro, siete già a metà dell'opera, perché fate magari qualche crostino, un po' di verdura, ci mettete l'hummus, avete fatto pranzo, è anche una cosa carina. Oppure delle farine furbe, tipo la farina di ceci con cui si fanno delle piadine che sono una cannonata, non so se avete provato. Io quando ho fatto il pranzo con la piadina di ceci è stato uno dei miei più soddisfacenti. Sì, l'ho fatto io, sì, è buonissimo. Buono, vero? Sì. Se poi ce l'avete il filettino di tonno ce lo mettete, se non ce lo mettete comunque è un pasto abbastanza bilanciato, ci buttate dentro 5 foglie di insalata
e la cremina di yogurt che torna sempre. Sì. Io vado a barattoli da mezzo chilo di yogurt greco. Okay. Anche meno, sì. No, 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 ma sempre barattoli da mezzo chilo in frigo. Perché poi c'è tuo figlio. Quindi, alla fine, non credete che per noi che siamo, tra virgolette, più avanti, è più facile? No, non è più facile, è solo un po' automatizzato, ma poi si inciampa tutti. Io, se posso dire una cosa, certo che puoi. Mi ricordo di un video in cui tu avevi detto che tutti noi ci troviamo delle scuse, no? Cioè, purtroppo sì. Sempre delle scuse per non iniziare un certo cambiamento, eccetera. E io ero la prima a fare. Sì, così, è vero, no? La Simo, ragazzi, la prima visita con la Simo è stata una lotta. Io tante scuse avevo. Ma non lo fate apposta, non è che siete cattivi, È che io penso che sia talmente difficile per me che ci trovo delle cose che per me non vanno bene. Ma in realtà basta solo buttarsi, perché sì. Poi la Simo, vi dico, ha fatto un bellissimo percorso nonostante un lavoro a tempo pieno, non è un amante di tutti gli alimenti, quindi anche lì abbiamo dovuto mediare. Sì, quindi nonostante ciò ho perso 18 kg. Ah, beh, allora scusate, siamo a 62, dico, ho fatto male. Ovviamente sono più di 18 e quindi adesso lo dico, prima non lo dicevo come ho preso. Vabbè, ma cioè, c'è un momento, no, adesso io non vorrei mi ricordo anche, l'ho detto in un sacco di video, quindi non mi ricordo quale dici tu, ma so quale, cosa intendi. L'ho detta questa cosa, ma non è che lo dico a voi, lo dico forte, perché così dicendolo lo dico anche a me stessa. Perché sono la prima che dice, no, oggi la diretta non ce la faccio a farla, sono troppo stanca, e poi cosa mangio, e no, sono struccata, ragazzi, ho smesso di truccarmi dalle parti di luglio, credo. Che ogni tanto quando entro in ascensore mi guardo quello che hai e dico, madonna, ma tu sei andata in diretta così, quando mi si apre la videocamera mi piglia male al cuore. Però dico, se non fa niente, Sei naturale. Accidenti. Più bella che avrai nella tua vita. La, scusami? L'espressione più bella che avrai nella tua vita. Le occhiaie, wow. No, è tutto bravo. No, vabbè, si scherza un po', però per dirvi che voi siete abituate magari a vedermi fare questa diretta tutti i giorni e dici, cavolo, lei mangia bene. Sì, ma non è che a me mi cade, cioè io anche come voi c'ho il momento in cui dico, vabbè, senti. Anche perché devi organizzarti, se non devo organizzare. Se non fai la diretta, appunto, apri il frigo e sono due uova, ti fai due uova strapazzate. Poi vabbè, come sapete nel frattempo ho traslocato, sono stanca. Adesso c'è di buono che sono più vicino. Prima ero, sapete che abitavo nei bricchi, vedevate sempre le caprette, sentire le mie dirette, le caprette. Adesso sono più in centro, quindi sono un pochino più motivata. Ah, mi manca qualcosa, scendo e me lo prendo, però è un impegno comunque. E quindi sì, Simona, hai ragionissima. Attenzione, perché tutto quello che dite a voi stessi, 9 su 10 sono scuse. Che non vuol dire che non avete quel problema, dico che nonostante quel problema, se no prendete Nadia, sola con due bambini tutta la settimana, due lavori, poteva dirmi, sai che c'è, tieni la tua cartellina, vattene da quel paese. E qualcuno di voi, o anche qualche parte di se stessa, l'avrebbe giustificata, perché non era una che stava in casa tutto il giorno, eppure si è messa lì e ha fatto tanto. E questo fare tanto non è che mi ha fatto un favore a me, gli è tornato a lei. Capite qual è il discorso? Sì. Perché alla fine, sì, ok, io sono contenta se voi raggiungete i risultati che abbiamo, che vogliamo raggiungere insieme, eccetera, ma io lo faccio non lo faccio per voi, chiaro, per il mio lavoro, però mi sembra di avervi dimostrato che qualcosa di più del mio lavoro lo faccio per voi. Però non è per dire, è perché comunque se non lo fate, non fate un torto a me. Però tu torni a casa anche soddisfatta quando vedi comunque il risultato, dici, ho lavorato bene. Ma in realtà le dirette che fa con molti, sì, dà anche uno spunto per dire, ma no, ma come, cosa faccio, perché devo mollare, no? Quando lei è la prima, cioè, che mi vedete sempre peggio, ogni giorno sempre no, peggio. A volte a me capita, no, di essere a volte un po' giù, no? Quindi trovi una scusa e dire, ah, ma oggi no.
E invece poi comunque tu dai i mandalini, cioè ti sprona. Le dirette aiutano tantissimo, anche Nadia è un mito. Io le dirette non le vedo mai, però poi le vedo, cioè, comunque ti dà sempre una carica che dici, ma porca paletta, ma insomma. Ce la fa lei, non devo farcela io. Basta, scuse. Vi faccio un esempio, ho comprato i vasetti per la scultura. Cioè, tra l'altro questi 2 anni e mezzo che mi segue, i vasetti li ha comprati adesso. No, cosa no, come minimo, che non li ho ancora comprati. Li ho comprati vabbè, ma all'inizio dell'anno. Cioè, vi rendete conto? Adesso li ho comprati all'inizio, ma anche perché, dicevo, ma perché devo comprare i vasetti? Che tanto la ratatouille la butto nella padella e la faccio in un attimo. Cioè, sì. Ma no. Un'altra... Capisci? Sì. E quindi li ho comprati forse gennaio, febbraio, io li ho tenuti per ben 4-5 mesi in una bella scatola, tutti i vetri lavati. La scusa che mi trovavo, che avevo, non sapevo come per la temperatura. Ogni volta che veniva mio figlio ma dicevo... c'è il materiale? Non so, però avevo paura di... cioè, pure adopero petto la pressione, adopero di tutto, allora, però quella cosa lì mi dava un pochino l'impressione che dico mi esplode il fuoco. Così alla fine un giorno gli ho detto, Fabio, senti, per favore, non li voglio più vedere in questa scatola, testiamo insieme i vasetti. Di lì adesso sono partita, allora, mi segno sul calendario quando li hai fatti. Me li porto su all'Urise, li porto su, giù, vado. Lo so, perché poi, raga, fate così voi, io vi picchierei, ve lo giuro. Ma ho guardato quei vasetti 6 mesi in quella scatola. Ma sai quante? E adesso è 2 mesi che le adopero, che vado come un... Allora, da dire una cosa c'è, che i vasetti sostanzialmente, per chi ha una sua routine, per chi potenzialmente è in pensione e deve cucinare per 3-4 persone, obiettivamente non è la... il modo più veloce, no? Il vasetto a chi serve? A me che me lo porto a lavoro, a casa, che ti serviva sicuramente quando lavoravo, ti serviva di più quando lavoravi, serve a Nadia che lascia pronto le polpette per i ragazzi, gli insegna ad aprirli, che tanto se hanno 12 anni, 13 anni, ci sono capaci. 9-6, madonna che bravi. Però alla fine glielo spieghi un attimino, gli insegni bene e obiettivamente non è una cosa... impossibile, no? Quindi c'è anche un... adesso a parte io ti prendo un po' in giro, sì. Però c'è anche un target giusto, no? Per usare determinate cose. Sì. Però è una cosa sono che quando cominci... Sono comodissimi, perché a volte mio marito dice, oh, io mangio un piatto di pasta, lui magari mangia un piatto di pasta, io dico, no, guarda, oggi pasta non ne ho voglia, mi tiro fuori il mio pollo con i peperoni, mangio bene. Esatto, sì. E poi quella è la difficoltà. Quando gli altri non mangiano quello che mangi tu, a me capita molto spesso. No, loro mangiano, sì, però soprattutto magari... nel weekend, e parlo proprio a livello anche di famiglia. Sì, perché poi il papà ma non c'è mai, lì, quindi ci quando arriverò, viene... sto prendendo la mia cordicella e ci arriverò, e quindi è difficile. Io sono sincera, in questi 2 anni di percorso hanno quasi sempre mangiato... Come facevi tu? Non facevi altro? Come facevo io, perché quello. Però magari c'è la volta che lui vuole la pasta asciutta, io non ne ho voglia, preferisco mangiare un pezzo di pane, e dico, vabbè, tu mangi la pasta asciutta, io mi tiro fuori il vasetto. Io la adopero tanto così. Io, al contrario di te, io è un anno che cucino... Sono due cose, perché lui invece non ti segue. No. No. E sono però, mi ha dato tanto motivazione a vedere i primi risultati. Eh beh, vorrei vedere, ragazzi. Sì. Chi è che ha voglia di sbattersi e non vedere i risultati? E quindi io sono riuscita a tenere dura, a continuare. Anche perché appunto è mangiare il nostro salutare, cioè ti mangi il pesce quelle 3-4 volte alla settimana, cioè faccio un giorno sì, un giorno no, quindi anche per loro... Ma sapete quanti tiri su da sola, nessuno viene a pigliarti, no, esatto. Quindi... anche perché voi siete i cardini delle famiglie, possiamo dire quello che vogliamo dell'emancipazione, però ragazzi, la famiglia è soprattutto, magari Nadia un pelo meno, ma no, per la tua situazione specifica, però dico alla nostra età magari un pelo meno, ma sostanzialmente le famiglie gravano ancora tutte sulle donne, sì. Quindi voi state... l'investimento che voi fate migliorando la vostra alimentazione è un investimento sull'alimentazione della famiglia, perché per quanto tuo marito vogliano le robe loro, però qualche volta si saranno trovati dei prodotti diversi, se li mangiano. Piano piano viene nel mio sogno. Mio figlio ha imparato a mangiare i cavolfiori, il broccolo romanesco, che lui cavolfiori non li mangiava. Però il romanesco è delicato,
Lui i cavoli è una cosa che non è che è pensare che mangia di tutto, però i cavoli non. Allora, quando ho cominciato a fare il cavolo romanesco bollito, poi messo nel forno, gratinato con un po' di pomodori secchi, un po' di filettini di acciughe. Allora, mi è piaciuto. Ti piace? Allora, il sapore comunque. Elena dice: Chiara, grazie, sei fantastica, un esempio anche struccata. Grazie, Elena, sembra che ti ho pagato, ma no. E poi dice che va a fare la notte ricaricata. Oh Elena, guarda, anche avesse servito questa diretta solo a questo, io sarei già felice, sì. Oltre ad aver fatto cena. No, vabbè, si scherza un attimo. Però, tra l'altro, cambiare diretta per me è sempre un trauma, perché bene o male, quando hai la tua routine, bene o male sai che il pranzo lo devi tirare fuori, pensi cose da... Adesso sto ancora ragionando su merenda, aperitivo, spuntino, aspetta cosa faccio, aspetta che ora. E quindi, cioè, non è facile, quindi, se mi vedete spaesata... Sì, sì, ho capito, l'organizzazione è un conto di quello che mangio io, un conto di farlo vedere a tutti, perché se io faccio due merende di fila uguali, non sarà al top, ma lo posso fare. Se io devo fare una diretta, non posso. Se ti trovi quella che negli aperitivi ti dice che se lo devo fare lo faccio con tutti i crismi. No, ma quello è giusto, eh. Ho detto io se lo devo fare lo faccio con tutti i crismi. Ma è corretto, un bicchiere di spritz, ho il prosecco, mi faccio l'aperitivo. Ma io sono la prima che ti dice di farlo, sì, e soprattutto sì. Per quello non ti serve la mia diretta. Sì, ti sì. Servo io che te l'ho detto una volta, tu lo sai e vai. Però giustamente c'è quella che mi vengono tutti a casa e devo fare un aperitivo, ma... Vado a cena la prossima volta, non mi va di giocarmi il pasto libero. Vado a cena dai suoceri, mi ha detto: cosa ti porto? Porta un po' di aperitivo. E allora dici: va bene, faccio qualcosa di diverso per non mangiare sempre focacce, pizzette, perché poi io non so voi, ma sono pesanti. Cioè, sì. Ti fa anche piacere, chiaro, sì. Però ti fa piacere una volta quando ti togli lo sfizio. Quando impari a mangiare in un certo modo, dopo un po' ti pesano queste cose qua. Comunque puoi benissimo farlo anche a casa di amici l'aperitivo così. Ci sarà focaccia, pizza e tutto, tu sì. Mangi quello che... Cioè, ma è lo stesso discorso poter... che vi raccontavo della grigliata. Sì. Se voi, quando ognuno dice porta qualcosa alla grigliata, c'è quello che porta i dolcetti, le birre, le coca-cole, la carne chiaramente, e poi portate delle verdure, sono felici tutti perché nessuno le porta mai. Sì. Portate un piatto freddo che se io non voglio abbuffarmi di tre hamburger mi posso mangiare tanto così di riso freddo, cioè sì, sì. Voi fidatevi che c'è quello che vi prende in giro, che vi rompe le scatole, c'è sempre, ma c'è anche quello che vi dice: oh, che bello, grazie, perché sono contenti pure loro alla fine, è vero. Ah, ragazzi, lo sapete che sono sì. Le 8 tra una mamma. Parliamo di cose serie. Parlo con voi a casa, non voi in studio. Allora, per voi a casa, vi è piaciuto questo format? Perché io ho in mente un'altra cosina, ma se non vi è piaciuto, beh, al solito non mi sbatto, ok? A me è sembrato molto interessante, perché secondo me quello che aiuta, come dice Elena, quello che ricarica è sentire che anche gli altri hanno problemi. Motivo per cui, diciamolo, gli invitati di oggi non sono tutti casuali, perché qualcuno che sarà un po' inciampato, era un po' in difficoltà, c'era, e io e le mie ragazze, che mi tengono sempre molto aggiornata sulle vostre situazioni, io inviterei, vi aiuto, queste cose aiutano, quindi, anzi, se vi è piaciuto, per favore, scrivetemelo nei commenti, e anzi, candidatevi, perché se facciamo delle altre cose... Potreste venire voi, potreste proporre voi qualche altro merenda, aperitivo. Io sono disponibile per un po'. Poi, ancora per un po'. Per un po'. Poi raga, vediamo. Per un altro po'. No. Facciamo le dirette noi per te. Vabbè, ma proprio va bene. Eh? Oggi tocca, estraiamo, oggi tocca a... Si va, tocca a te. Sentirsi un gruppo, ogni diretta fai l'estrazione di quella del giorno dopo. No. Wow, che bello, devi cacciarmi! E io sto così. Facciamo le nomination. Sarebbe bellissimo. Se vi è piaciuta questa cosa, ditemelo nei commenti. Allora, Nicoletta dice: sentirsi un gruppo è utilissimo, a me è piaciuto molto. Vedrai, Nicoletta, che ti servirà ancora di più quando cominci. Adesso io non so. Perché quando cominci tu mi hai detto 2 settimane, un po' a tiro, e quindi probabilmente sospenderò un attimino gli incontri di gruppo, perché dovrò ancora capire come cambia la mia vita. Prego.
in tutto questo. Però conta che poi li faremo prima o poi. Gli incontri di gruppo sono molto utili perché la domanda che fa uno serve all'altro e poi perché è bello condividere un percorso, no? Perché si è tutti dalla stessa parte, non come fuori che ti dicono: oh, hai cominciato di nuovo la dieta, ma guarda che poi non ce la fai, ma guarda che poi li riprenda. Cioè, ma perché il problema è sempre lo stesso, se ragazzi. Se riprendo, mi ci rimetto in carreggiata e via. Il discorso è che chi ti dice così non è cattivo di solito, è che non ce la fa lui. E se non ce la fa lui, deve trovarsi una scusa e non far riuscire neanche te, perché sennò se tu ci riesci, lui no, è lui che è in torto. E quindi finisce che poi ti dice che no, vabbè, ma guarda che è temporaneo, ma lascia stare. Quindi io roba in pubblico basta. No, Elena, perché? No, Elena, guarda che mi offendo, eh. Elena ha partecipato all'evento delle ricciardine, quello delle colazioni, che aveva fatto un bel discorso. Elena aveva fatto la prima di questo aperitivo qua, delle 100 colazioni, quindi non fare storie che ci serve. La nominiamo. Veterana delle... Tu anche lei non è veteranissima, no, sarà... di dirette, sì, ecco. Sì, poi devo richiamare, perché non voglio chiamare sempre Massimo Lambruzzone, perché se no abbiamo sempre lei, la nostra super esperta. Allora, io direi che se siete d'accordo vi lascio andare a casa dalle vostre famiglie, perché magari avete piacere dopo tutto il giorno non è e fuori. E anche tu forse è meglio che vai a casa a riposarti un attimo. Sì, vabbè, ma i miei piedi da lottatore di sumo va benissimo. io vi direi, se avete domande, voi che siete a casa, postatele nei commenti e noi ci vediamo domani per un'altra merenda aperitivo con qualcosa che ancora non so. E purtroppo non ho ancora stabilito un orario, vi chiedo scusa, perché se merenda è un orario, se aperitivo chiaramente un altro. E vabbè, però voi siete gentili e mi aspettate, quindi va bene così. Quindi ragazzi, salutate. Ciao, buona serata a tutti. Ciao a tutti e noi come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.